Gabriele Parpiglia su Settimanale, che ha raccontato alcuni retroscena della coppia appena nata Giulia Dell'Elis e Irama. Giulia Dell'Elis e Irama si sono fidanzati. Il lunedì 5 novembre è uscita un'anticipazione del settimanale che ha immortalato il bacio tra Giulia Dell'Elis e Filippo Maria Fanti, in arte Irama. Lei era da qualche mese single dopo la fine della sua storia d'amore durata circa 2 anni con Andrea Damante. Lui è il vincitore della 17ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Alla notizia della loro relazione, nel web è scoppiato il caos. Sono spuntate ben 5 ragazze con dichiarazioni molto forti. Alcune di loro sono state contemporaneamente con il cantante, una ha addirittura confessato di pensare di essere la sua attuale fidanzata. Gabriele Parpiglia racconta la storia tra Giulia Dell'Elis e Irama. Nonostante le polemiche sui social, dai diretti interessati ancora nessuna dichiarazione. Tuttavia, sul settimanale Chi, Gabriele Parpiglia ha raccontato di come si sono conosciuti i due ragazzi. Giulia un po' di tempo fa aveva postato sul suo profilo Instagram le foto del CD di Irama, e da quel momento tra i due è iniziato un dialogo che, dai social, è passato alla realtà. Un rapporto che è reso anche più facile dal fatto che entrambi hanno Francesco Facchinetti come agente. Per questo motivo si rincorrono le accuse di visibilità, e della ricerca di avere solo un po' di pubblicità. Quale sarà la verità, amore vero o costruito? Andrea Damante. Sono giovani, la vita va avanti, fanno bene. Interpellato sulla relazione appena nata tra la sua ex Giulia Dell'Elis e Irama, Andrea Damante si è detto contento per loro. Secondo lui Irama è un bravo ragazzo, perciò non ha nulla in contrario, e non ha nessun particolare effetto nel vederli insieme.